pochissimi casi in cui mi faccio piacere il sedile del passeggero. Però se si tratta di assistere alla nascita di una nuova Porsche 911, mi va benissimo. Benvenuti sulla nuova Porsche 992 che sta cercando di impressionarmi sul circuito di Hockenheim, ma prima brevi cenni storici. Perdonate l'ironia, ma per un cultore dei motori dal 1963, la 911 rappresenta un oggetto magico e contraddittorio, tecnologico e sempre innovativo, fedelissimo alla tradizione per stile e meccanica. Una formula che ha subito piccole e grandi rivoluzioni ad ogni model year e non solo durante i grandi passaggi epocali, dal pre-bumper al raffreddamento a liquido fino all'omni-turbo della 991. E mentre Timo sta continuando a scorrazzarmi in pista a velocità ultrasonica, realizzo di essere sulla nuova 992, l'ottava generazione di 911, un esordio dal tempismo perfetto per omaggiare i festeggiamenti dei 70 anni del marchio. E sono solo 70, appunto, non riesco nemmeno a immaginare cosa si inventeranno a 100. E dato che non sono particolarmente impegnato nella guida, a differenza di Timo, quello che attira la mia attenzione è soprattutto il nuovo abitacolo, questo design totalmente rinnovato con importanti richiami al passato. Anzi, più che importanti definirei romantici alcuni riferimenti. Il più eclatante rimane il cruscotto, disposto su due livelli, in pratica come quello di tutte le 911 fino all'arrivo della 996. E poi mancabile è la strumentazione che simula digitalmente i 5 strumenti, 4 riprodotti da 2 sottili display freeform, mentre il contagili centrale rimane irrimediabilmente e solidamente analogico. Tutto il resto, come prevedibile, porta la 911 nell'era digitale, direi 3.0. Forse un po' troppo digitale, ma questo è solo il mio giudizio a caldo, visto che sono quasi spaventato da una plancia dominata dal nuovo Porsche Communication Management da 10,9 pollici con layout personalizzabile e una connettività permanente con sistemi capaci di decidere, pensate, in autonomia, il modo migliore per fornire informazioni al guidatore sia online che offline, con una prontezza e immediatezza che, va detto, è a prova di qualsiasi critica. In effetti però una nota stonata c'è: il pomello del cambio PDK ha una forma che faccio fatica a descrivere per quanto elettrodomestica. Quindi sì, mi stavo quasi dimenticando del cambio manuale, ma ora lo desidero nuovamente. Se c'è qualcosa che i clienti Porsche conoscono bene e pretendono, è l'altissima qualità. Ed ecco che un nuovo modello come la 992 non può che aggiungere qualcosa in meglio rispetto alla 991 che già conosciamo. Un'attenzione al dettaglio che viene elevata ulteriormente, in particolari che non si vedono ma si apprendono, come nella mia giornata di workshop insieme a Carrera S e 4S. Sotto la pelle, per esempio, c'è l'utilizzo di acciai ad alta resistenza, molto di più rispetto al passato, con la 4S che raggiunge valori di torsione e flessioni migliori del 5%, senza dimenticare nuovi supporti del motore integrati direttamente nei longheroni che ora contengono meglio vibrazioni e oscillazioni. Non è timidezza né mancanza di creatività, ma è veramente difficile aggiungere qualcosa di importante nel rispetto della tradizione al design della 911. E quello che è stato fatto sulla 992, beh, vive in funzione delle prestazioni e dell'efficienza. Non c'è peggior cieco di chi non vuole vedere, e parlando di impatto estetico, la 992 cambia molto per chi sa osservare. Le auto che vedete nelle immagini sono le Carrera S e 4S che, udite udite, hanno le stesse identiche dimensioni anche in larghezza. Alla 4S non è più riservato un trattamento speciale nemmeno nel posteriore, con LED rosso fiammante che attraversa il lato B pure della sorella trazione posteriore, mentre davanti, per tutte, a far capolino alla fine delle nostalgiche nervature sul cofano, troviamo i fari Matrix a 84 LED. Un altro primato della 992 poi si nasconde nelle dimensioni dei cerchi differenziati da 20 pollici davanti e 21 dietro, così come tutto nuovo è anche l'alettone che si alza automaticamente con varie inclinazioni a 90 o 170 km orari, ma anche in frenata oppure ottimizzando i flussi aerodinamici in abbinamento alle paratie anteriori a seconda della mappa di guida scelta. Per
ciò che concerne le prestazioni, ogni nuovo modello di sportive, ma in generale di qualsiasi auto, soprattutto però si tratta di una sportiva come la 992, deve avere delle prestazioni migliori. E qui con l'omnipresenza del turbo, salva Sandia. Le nuove Carrera S e 4S hanno in pratica la stessa potenza della leggendaria Porsche 993 Turbo S di 20 anni fa. 450 esuberanti cavalli, frutto del 6 cilindri boxer sovralimentato a 1,2 bar con nome in codice 9A2 Evo. Con la Carrera S insieme a Timo e con la 4S poco dopo, questi cavalli li ho conosciuti fugacemente. Un'erogazione però piena e senza esitazioni, col sound che però purtroppo non mi sembra quello di una S di Zuffenhausen. Ma rimando a un test approfondito questa valutazione, così come non guidando non ho potuto avvertire le differenze nella fasatura variabile o nei modificati turbocompressori. Anche da passeggero però la 992 sembra velocissima e il merito in parte può andare alla nuova logica del cambio PDK a 8 rapporti o all'assetto con ammortizzatori Bechstein DTX con controllo Skyhook che adatta la cinematica di marcia e in pratica annulla il beccheggio in frenata. Una frenata come sempre iper efficace con l'impianto che è stato ulteriormente potenziato con dischi che per esempio dietro ora sono da 350 mm. E se leggendo la scheda tecnica della 992 i cavalli in più di prima sono bene in evidenza, vi confido che è stato difficile trovare il confronto col peso, che dopo un rapido calcolo aumenta di circa 50 kg rispetto alla 991, senza però influenzare le prestazioni con la 992 che al ring gira 5 secondi più velocemente, in 7 minuti e 25. Ma chi guida tutti i giorni una 911 apprezza gli assistenti alla guida e qui ce ne sono davvero tanti, ovviamente di inediti. E se i puristi della guida al limite ne farebbero a meno, chi la 911 la usa tutti i giorni, beh allora sì che gradirà le novità elettroniche di supporto e assistenza alla guida che naturalmente adesso sono tantissime. Chiaramente il wet mode non è obbligatorio e quindi se c'è bagnato si può staccare tutto alla vecchia maniera come sta facendo Timo in questo momento, come lo invidio. Oh, God, I think we should in. I need to drive now. Can I? No. Se infatti rimangono disponibili le modalità di guida più spinte come Sport e Sport Plus attivabili dal nuovo manettino posto sul volante, il Wet Mode è un'opzione appunto consigliata. In caso di pioggia la rilevazione avviene tramite un sensore che suggerisce al guidatore di passare in Wet. Così ABS ed ESC sono preallertati, la risposta del gas è più dolce e per esempio sulla 4S la coppia viene trasferita maggiormente all'asse anteriore col differenziale che ottimizza il bloccaggio. Vi basta? No? E allora rincaro la dose letteralmente coi prezzi che per Carrera S e 4S, in attesa del resto della gamma e dell'ibrida plug-in che arriverà fra qualche anno, in Italia partono da 124.000 euro per la trazione posteriore di accessori exclusive esclusi. La risposta alla sportiva perfetta, efficace, efficiente, che consuma poco, che inquina poco, ma che va fortissimo ed è utilizzabile tutti i giorni, non esiste e non esisterà mai. Interviene qualcosa di pancia nel cuore, nell'anima di qualsiasi appassionato e le preferenze, per fortuna, sono diverse, ma se chiedete ai piloti, ai collaudatori, anche ai giornalisti se volete, ma insomma chi l'auto la vive davvero per tutta la vita, quali macchine vorreste in garage, quasi sempre nelle risposte ci sarà una Porsche e credo che la 992, ancora non l'ho guidata ma lo penso già, potrebbe continuare questa bellissima tradizione.